Ciao a tutti da Solfatara News, il canale che vi racconta ogni giorno cosa succede nel cuore dei Campi Flegrei, tra scosse, bradisismo e fenomeni vulcanici in continua evoluzione. Prima di cominciare, vi ricordiamo di mettere like, iscrivervi al nostro canale YouTube e seguirci su TikTok. In questi giorni stiamo pubblicando una serie di approfondimenti su tutti i crateri Flegrei, uno per uno. Non perdeteveli! Questa mattina, giovedì 3 luglio 2025, alle ore 9 in punto, una scossa di magnitudo 2.6 è stata registrata tra il cratere degli Astroni e l'area delle Fumarole di Pisciarelli, ad una profondità di soli 2 km. Ufficialmente si parla di una magnitudo contenuta, ma chi vive nella zona racconta ben altro. Mobili mossi, boati profondi, finestre tremanti. Una percezione decisamente più forte rispetto ai numeri riportati. Ed è proprio questo il punto. Quando l'epicentro è così superficiale, anche un sisma lieve può essere percepito in modo intenso e allarmante. Proprio in queste ore, le parole del presidente dell'INGV, Fabio Florindo, rilasciate ieri alla Commissione parlamentare, suonano ancora più forti. Secondo l'INGV, la situazione ai Campi Flegrei è un'emergenza nazionale. Florindo ha parlato chiaro. L'area è in una fase di instabilità crescente, con la possibilità reale di scosse fino a magnitudo 5.5. A preoccupare, però, non è solo la sismicità, ma il rischio di esplosioni freatiche, eventi improvvisi, violenti e senza preavviso, causati dal vapore che si accumula sotto la superficie e può esplodere all'improvviso. E la zona di Pisciarelli, quella colpita oggi, è proprio una delle più sorvegliate per questo tipo di rischio. Qui le temperature del suolo superano i 140 gradi e il terreno mostra continue fratture, bolle di fango e emissioni di gas che aumentano di mese in mese. Le scosse, anche quelle piccole, non sono isolate, fanno parte di una sequenza, di un processo che coinvolge il sollevamento del suolo e una continua riorganizzazione delle pressioni nel sottosuolo. La percezione forte di oggi, a fronte di una magnitudo ufficiale contenuta, ci ricorda che non sempre i numeri dicono tutto. I Campi Flegrei non sono solo un caso geologico. Sono un territorio vivo, abitato, fragile, dove ogni scossa lascia un segno. Se volete rimanere aggiornati senza allarmismi ma con serietà, continuate a seguirci, mettete like, iscrivetevi al nostro canale YouTube e seguiteci su TikTok, dove ogni giorno pubblichiamo video con immagini inedite ogni giorno. Noi di Solfatara News continuiamo a monitorare, raccontare e spiegare. A presto!